Stai ascoltando i grandissimi successi di RTL 102.5 anche su News. Minuti dopo le 19 iniziamo ufficialmente questa puntata del Lounge, ve l'abbiamo detto e vi abbiamo anche un po' preannunciato di cosa andavamo a parlare, cioè nanotecnologie, e lo facciamo subito dando il benvenuto e buonasera al dottor Fabio Fontana. Buonasera, grazie mille di essere qua. Buonasera a voi, grazie dell'invito, è un onore essere qui con voi. Grazie mille a lei. Allora, per i nostri ascoltatori, Fabio Fontana è un esperto nel campo delle nanotecnologie, che adesso ci andrà anche a spiegare bene di cosa si tratta, perché poi lo dicevamo, per i meno esperti magari è anche una parola che fa paura, perché di cosa si tratta. Lavorato poi anche con atleti del calibro di Djokovic e soprattutto anche inventore della nanotecnologia Taupach, giusto? Taupach è la pronuncia giusta, non volevo sbagliare qua. Quindi Fabio, io le lascio la parola, così ci può fare un attimo una panoramica di quello che sono le nanotecnologie, in particolare questa. Con nanotecnologie intendiamo delle tecnologie che sono veramente piccole, infinitesimali. Siamo passati alle microtecnologie di anni fa e adesso siamo alle nanotecnologie. Si misurano in milionesimi di millimetro. Per dare un esempio, gli ingredienti che utilizziamo noi, per fare lo stesso esempio che ha fatto la commissione del Nobel l'anno scorso quando ha assegnato il premio Nobel in chimica a chi ha inventato questi nanocristalli, questi quantum dot. Un quantum dot sta a un pallone da calcio come un pallone da calcio sta al pianeta Terra. Per farci capire, sono nanocristalli del 60 milioni di volte più piccoli di una pallina da tennis. Ecco, nel concreto, dottore, poi per noi comuni mortali, tra virgolette, come facciamo a comprendere il monitoraggio? Cioè, come poi questa cosa diventa concreta e effettivamente riusciamo a trarne anche attraverso i dati un beneficio per noi, per il nostro fisico? Noi abbiamo utilizzato un tipo di nanotecnologia molto particolare, appunto questi quantum dot che lavorano con la luce. Il nostro scopo era quello di riuscire a trattare il dolore, le tensioni muscolari, i disordini posturali attraverso un approccio laser che non fosse però solo ambulatoriale, ma che fosse un po' ripetitivo e continuativo. La questione è nata da una domanda che mi sono posto io, che soffrivo di emicrania cronica, ricorrente, non so quanti di voi hanno mai sofferto di un dolore intenso. Ecco, e pensa quando questo dolore si presenta tutti i giorni. Mi ero deciso a voler togliere il dolore dal mondo e a smettere di essere dipendenti dei farmaci importanti che portavo. Avevo avuto dei grossi benefici con un approccio di tipo laser terapeutico, ma durava pochi giorni l'effetto. Mi sono chiesto se si potesse prolungare nel tempo e avere un laser indossabile. Ed è questo che facciamo, dei mini dispositivi che sono grandi come una monetina, che contengono questi strati di nanotecnologia che si ricaricano con il calore del corpo e con la luce esterna, trasformandone in laser continuativo che 7 giorni su 7, a 24 ore su 24, può trattare i punti che sono in tensione. Beh, questo è interessantissimo, c'è davvero un mondo, secondo me non ci basterebbe neanche una puntata, ma andando invece sullo specifico, parliamo proprio di Taupach, a questo punto di come nasce Taupach e poi di cosa si tratta. Ovviamente nanotecnologia. Nasce appunto da questa necessità di voler trasformare questa mia scoperta poi in un progetto diffondibile nel mondo. Parliamo di un lavoro cominciato quasi ormai 18 anni fa. E 12 anni fa è nato il primo prototipo di questa tecnologia e solo adesso negli ultimi 4-5 anni che ha cominciato la sua grande diffusione attraverso appunto l'utilizzo da parte di medici, dentisti, fisioterapisti. E l'obiettivo era quello di togliere il dolore, invece ci siamo visti poi abili anche nel migliorare le performance anche degli atleti. L'avete visto sul petto di Djokovic, sui polsi di Robert Downey Jr., su tantissimi atleti nazionali e internazionali. Un progetto che era nato solo per fare del bene, cioè per togliere il dolore, è diventato un progetto utile sia dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista di alcuni disturbi neurologici come la sclerosi multipla, che ha delle grosse difficoltà di movimento e riusciamo a essere utili anche lì. Non è solo mio il merito, tantissimi ricercatori hanno partecipato in questi anni a questa evoluzione scientifica ed è un grosso lavoro di un grande team ad aver portato questi riscontri attuali. Peraltro un team che vediamo segnalato è almeno quale già, poi magari lei ci smentirà, è un team 100% italiano. Questa è una cosa bellissima, anche pensando che si parla tanto, no, di finanziamenti verso la ricerca, la sanità, insomma è un periodo anche complesso e voi comunque smentite un po' anche questo aspetto, cioè si riesce a lavorare comunque e investire nel campo della sanità.
Sì, diciamo che non voglio raccontare qui la mole di difficoltà che abbiamo avuto in questi anni, perché un progetto così tutti dicevano che era impossibile, che eravamo pazzi, nemmeno mia madre credo mi credesse in origine. Dottore, la fermiamo un attimo perché ci sono le news in breve, però poi torniamo di nuovo qua nel lounge tra pochissimo. E 19:17 minuti, noi siamo ancora in collegamento con il dottor Fabio Fontana, parliamo di Tau Pachi, di nanotecnologie e quindi ci siamo un attimo fermati parlando anche degli ostacoli. La mia curiosità è, ci sono anche magari delle sfide particolari che gli scienziati, gli ingegneri delle nanotecnologie stanno cercando di superare? Ci sono degli ostacoli effettivamente? Gli ostacoli sono quotidiani, veramente. Anche a livello normativo la complicazione aumenta sempre di più e finalmente sono arrivati anche nuovi regolamenti e quindi anche dobbiamo adattarci a quello che l'Europa ci chiede a livello qualitativo. Forse la sfida più grande è quella che facciamo ogni anno cercando di migliorare la tecnologia e di dimostrare assieme alle università italiane i benefici che possa avere su determinati disturbi specifici. Stiamo lavorando tanto adesso sui disturbi neurologici, visto che ormai il dolore, insomma, abbiamo capito che siamo bravi a trattarlo. Il nostro obiettivo è veramente far retrocedere i sintomi dei disturbi che sono in maggiore crescita oggi, come la sclerosi multipla, il Parkinson, l'Alzheimer, soprattutto quelli che si aggravano con l'età. Certo, assolutamente, che peraltro sono malattie di cui ancora sa molto poco, oggettivamente, ed è complicato, quindi ben venga veramente in bocca al lupo per tutto quello che sarà il futuro di Tau Patch. Io ovviamente in un contesto del genere immagino che ci siano appunto grandi investimenti, dove ci sono grandi investimenti ci sono anche costi alti per il cliente. Adesso io lo dico, poi magari appunto ancora lei magari ci smentirà, però effettivamente è una tecnologia, sono delle cure che sono alla portata di tutti, o effettivamente in questo momento se la possono permettere, come dicevamo prima, Novak Djokovic o Robert Downey Jr., cioè parliamo di persone che hanno un patrimonio anche delle possibilità di investimento magari diverse da tanti italiani che magari ci stanno anche ascoltando in questo momento. Diciamo che voleva essere un progetto che avesse lo scopo di essere per tutti, di togliere il dolore dal mondo con facilità. Stiamo già aiutando milioni di persone, siamo riusciti nel tempo a realizzare questa tecnologia in modo che possa durare 3 anni ogni singolo dispositivo che il cliente usa e siamo arrivati a fare costare questa terapia 17 centesimi al giorno. Credo sia la terapia più economica in commercio attualmente. Se un domani entrerà anche nel sistema sanitario nazionale, potrebbe essere un grande risparmio per il trattamento del dolore e anche appunto per ridurre i sintomi e l'invalidità di chi ha alcuni disturbi particolari. Sì, questo infatti io sinceramente non me l'aspettavo. Quando Carla ha fatto questa domanda, ho detto: ma io penso che sia insomma ancora molto fuori budget, e effettivamente comparato poi anche alla durata, no? Sono appunto 3 anni, è in realtà molto economico. Allora, dottore, ci sarebbero tantissime altre cose che le vorremmo chiedere, quindi io innanzitutto rinnoverei l'invito per la prossima volta anche a tornare. E poi le volevo chiedere: Grazie. dov'è che possiamo trovare Taupatch o anche seguirla o avere più informazioni su Taupatch? Tau Patch lo trovate in 3840 ambulatori in Italia perché lo aprono comunque i professionisti. Basta andare sul sito taupatch.com o sul sito fabiophotonic.com e trovate tutte le informazioni che volete. C'è anche la possibilità di provarlo, soddisfatti o rimborsati per alcune patologie. Insomma, ci Oh. teniamo al risultato, insomma, è una cosa Esatto, fatta per anche, farvi giustamente vedere. anche segnalare il customer service, che quello è fondamentale, secondo me, in tutte le attività. Dottore, grazie mille, noi la ringraziamo. Tra poco torniamo in diretta Grazie a voi. ancora nel lounge. Buona serata.